Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video cosa mangio in un giorno. Come sempre vi ricordo che nell'info box trovate tutta la playlist dal primo video fino all'ultimo dei miei What I Eat in a Day. Oggi vi mostro qualche ricettina interessante e facilissima per la vostra colazione, pranzo, snack e cena. E partiamo subito dalla colazione. Io adoro le gallette di riso perché con le gallette di riso si possono fare tantissimi snack sia dolci che salati. Infatti per colazione ho preparato questa galletta di riso con un velo di Nutella, con della frutta fresca e della frutta secca, in questo caso delle mandorle. Ho preparato anche un'altra con marmellata di arance, che è buonissima, io l'adoro, delle fettine di miele tagliate sottilissime che stanno benissimo con l'arancia e sempre delle scaglie di mandorle. Una per me e una per il mio ragazzo. Fatemi sapere voi come condite e come mangiate le gallette di riso, se vi piacciono ovviamente. Per pranzo invece ho preparato questi spaghetti con della pancetta a cubetti e una salsa di zucchine. Per prima cosa ho fatto rosolare la pancetta insieme alla cipolla in una padella per qualche minuto, dopodiché ho messo la pancetta in un contenitore e l'ho tenuta da parte. Nella stessa pentola ho cotto le zucchine per qualche minuto con un goccio di acqua e un po' di sale. Nel frattempo ho messo anche la pentola per cuocere la pasta e ho preso un frullino a immersione. Ci ho messo all'interno un cucchiaio di Philadelphia, le zucchine cotte, ho condito con un po' di olio e ho messo anche qualche fogliolina di basilico e ho fatto la mia crema di zucchine che poi andrò ad aggiungere agli spaghetti. Ho condito gli spaghetti con la pancetta che ho fatto rosolare in precedenza. Come snack invece ho preparato questo strudel alle mele, molto semplicemente con la pasta sfoglia comprata. Ho tagliato le mele a dadini, ci ho messo dentro due cucchiai di zucchero di canna, potete anche utilizzare lo zucchero normale o non metterlo proprio se volete. Ci ho messo anche un po' di limone, ho messo anche della cannella e un pizzico di zenzero, a piacere ovviamente. Ho preso la pasta sfoglia. Ci ho messo un foglio di carta un po' più grande perché l'ho stesa, l'ho resa un po' più sottile. Ho messo al centro un po' di marmellata di arance, potete anche mettere la Nutella per renderla ancora più gustosa se vi piace, o non mettere niente. E ci ho messo anche un po' di farina di cocco, un po' di pangrattato che assorbe il liquido delle mele. Ci ho messo le mele al centro e ho creato la mia treccia tagliando semplicemente la pasta sfoglia di lato in questo modo. Ho cotto lo strudel a 170 gradi in forno statico per circa 35 minuti, dopodiché gli ultimi 10 minuti ho messo il ventilato per farlo asciugare un pochettino all'interno. Insieme allo strudel mi sono fatta una bevanda di questa marca che si chiama Aroma Light, che fa delle cialde aromatizzate per varie macchinette. Io per esempio ho la lavazza a modo mio e sono davvero gustose perché sono dei caffè un po' più lunghi però aromatizzati a qualsiasi gusto. Provatele se volete. Come potete vedere, da me sta nevicando. Di sera abbiamo deciso di farci questa zuppa di zucchine e di patate. Visto che avevo le zucchine, oggi è tutta a base di zucchine, e perché faceva veramente freddo, quindi ho pensato che una zuppa sarebbe stata l'ideale. Quindi ho tagliato le mie verdure a cubetti, ci ho messo l'acqua, ho messo all'interno anche un pezzo di cipolla, un filo di olio, ho messo del prezzemolo, un po' di sedano, ci ho messo anche un pizzico di sale, se volete anche qualche pomodorino tagliato a pezzetti, e ho lasciato cuocere le mie verdure a fuoco basso. Dopodiché a metà cottura ho messo anche un dado vegetale. E a fine cottura ho frullato un po' le verdure perché al mio ragazzo non piacciono le verdure a pezzi, quindi ho frullato una parte e l'altra l'ho lasciata a pezzi e ho servito la zuppa con un paio di crostini, e questa è stata la mia cena.
Spero tanto, come sempre, che vi piacciono questi video. Se è così, continuate a lasciarmi tanti like e dei commenti qui sotto. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!